È con questa acqua ristoratrice che iniziamo questo nostro lungo viaggio alla scoperta di Auronzo di Cadore. Un viaggio che si svilupperà durante tutto l'arco dell'anno, tra il lento fluire delle stagioni. Che poeta! Venite! Nella ricca regione Veneta troviamo il comprensorio turistico di Auronzo Misurina. È situato nel centro Cadore, a nord-est di Cortina d'Ampezzo, nella parte settentrionale della provincia di Belluno. Auronzo è facilmente raggiungibile sia in autostrada sia in treno da Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Udine e Lienz. Una collana di pietra nella quale sono infilate perle di rara bellezza. Le Dolomiti che si innalzano sopra la Val d'Ansiei custodiscono veri tesori naturali come il lago di Auronzo, di Misurina e d'Antorno. Auronzo di Cadore, il cui abitato principale si sgrana sul fondovalle per circa 8 chilometri, si trova a 864 metri sul livello del mare. Ha un territorio di 220 km quadrati e raggiunge quasi 4.000 abitanti. Può contare su una ricettività di migliaia di posti letto in confortevoli alberghi, appartamenti e rifugi. Per gli amanti dell'aria aperta e dello stretto contatto con la natura ci sono due campeggi, uno in Auronzo e uno a Misurina. Auronzo è un'affermata stazione turistica, ma non solo. Il lago di Santa Caterina, sul quale si affaccia questa cittadina incantevole, viene alimentato dal torrente Ansiei ed è sede di importanti eventi sportivi. La ricchezza naturale e paesaggistica è un invito a scoprire le infinite sfumature colorate. Auronzo di Cadore gode della vicinanza di un altro dei più belli e noti laghi alpini, quello di Misurina. Situato a 1760 metri d'altitudine, questo lago è raggiungibile dal passo Tre Croci, se si giunge da Cortina, attraverso la Val d'Ansiei, se si giunge da Auronzo, lungo la Valpusteria con la Rienza e la Drava, quest'ultimo affluente del Danubio, se si sale da Dobbiaco. Oltre alla bellezza della natura, esiste l'opportunità di visitare luoghi protetti come quelli della foresta di Somadida, famosa per il legno pregiato, gestita dal Corpo Forestale dello Stato, che qui al Centro Sportivo Alpino ossigena i propri atleti. L'Albo d'Oro parla di campioni del passato e del presente, soprattutto dello sci femminile. Manuela Di Centa, Deborah Compagnoni, Stefania Belmondo, Gabriella Paruzzi sono i nomi più noti. Ancor prima del dominio della Serenissima, Auronzo di Cadore fu degno di nota anche per le sue miniere di piombo, zinco e argento. Il comprensorio di Auronzo Misurina racchiude delle particolarità ambientali e paesaggistiche che non si trovano in altri luoghi e che invitano il visitatore alla scoperta di forme e colori sempre diversi. Non finisce perciò mai di stupire il prodigio di queste montagne, costruite dai fossili di un mare tropicale risalente a centinaia di milioni di anni fa. A 2.400 metri di quota, fino a 3.000, si erge uno svettante massiccio roccioso, le Tre Cime di Lavaredo, che regnano indisturbate su questo paesaggio e che sembrano fermare il tempo. Dal profilo inconfondibile annunciano quella che è la skyline delle vette che circondano la vallata cadorina di Auronzo, il cristallo,
i fiabeschi Cadini, le Tre Cime di Lavaredo e la Croda dei Toni, l'imponenza della bastionata delle Marmarole. Auronzo di Cadore è anche arte e storia. Meta di antiche popolazioni, questo incantevole paese offre altrettanto interessanti scorci, costruzioni e testimonianze che appartengono al passato. Il settecentesco Palazzo Poli, uno dei meglio conservati della vallata, ospita la scuola di musica di Auronzo. Si sottolinea, sotto il profilo storico e architettonico, la settecentesca chiesa parrocchiale di Santa Giustina a Villa Grande, dalla navata più ampia di tutto il Cadore. L'edificio neoclassico della chiesa di San Lucano a Villa Piccola, la cinquecentesca gotica chiesetta di Santa Caterina a Cella, con affreschi decorati a colori pastello, molto suggestivi nella loro sobrietà e semplicità. Tra le bellezze artistiche di Auronzo c'è la chiesa di Santa Caterina, che risale al 1500 su progetto di Rupel di Carnia. È un autentico gioiello che dà il benvenuto a chi entra nella vallata. Di particolare interesse la ricca simbologia impressa sulle volte. Le crode che incorniciano la vallata auronzana sono state teatro, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri, di epiche imprese alpine, da quelle pionieristiche sino a quelle moderne dell'arrampicata sportiva. Molti sono gli illustri personaggi attratti dalla singolare bellezza di guglie campanili di Dolomia, che liberano la fantasia in sogni fiabeschi. All'inizio del secolo scorso, la regina Margherita di Savoia ha cercato di lenire il suo dolore nell'atmosfera ovattata di Misurina, dopo l'attentato al marito re Umberto I. Al suo seguito, il vate della ritrovata unità italiana, Giosuè Carducci, dalla cui penna è uscita Lode al Cadore. Così Auronzo bella al piano stendesi, lunga tra l'acque sotto la fosca Aiarnola. Ma al termine della spensierata Belle Époque arriva il precipizio della Grande Guerra. Testimonianze di questo sanguinoso periodo si incontrano ovunque,
sono i resti di quella che fu la linea di confine con l'impero asburgico e dove, da ambo le parti, si immolò la migliore gioventù di allora. Le trincee, nel percorso della memoria, parlano di Montepiana, del suo museo all'aperto e del rifugio Bosi, delle Tre Cime, di Pian di Cengia, della Croda dei Toni, della Forcella Giralba. Appuntamento classico è la Camminada di 30 km, che si svolge ad ogni inizio agosto e che tocca i più importanti rifugi della zona. Nelle Dolomiti della Val d'Ansiei numerosi sono i rifugi e i bivacchi collocati in punti strategici a supporto degli escursionisti. Auronzo offre molto altro, svaghi e sani divertimenti adatti a tutte le età. Numerose sono le passeggiate attorno ai laghi o le gite in barca per rilassarsi, o una nuotata estiva nella piscina della spiaggia Bucintoro. Indimenticabili sono le soste nei punti panoramici di percorsi facili o più impegnativi. Lo stesso Papa Wojtyła, per 7 volte in Cadore, è salito e ha sostato sul Monte Rusiana e a Maraia, ai piedi dei Cadini. La pesca. Il minigolf, per unire le famiglie all'aperto e nel divertimento. Un binomio sempre vincente. Il golf, su verdi tappeti curati con la dovuta attenzione. Le escursioni a cavallo fra boschi e ricchi pascoli. La pratica del tiro con l'arco. Del calcio, del tennis, della canoa e del kayak. Passione e fatica sui pedali. In Auronzo la mountain bike è regina. Naturalmente per la vostra sicurezza, casco e occhiali. Il tutto sempre immersi in un quadro naturale senza pari. Come sfondo c'è una vegetazione rigogliosa che riempie gli occhi, invita alle passeggiate a piedi, alle corse in mountain bike, a respirare a pieni polmoni quest'aria tersa e pura, ma soprattutto balsamica, per la presenza di molto pino mugo e di abeti. A Misurina il clima è talmente salubre che l'antico albergo Savoia è stato trasformato in un istituto di cura per l'asma di livello europeo. A cornice del lago di Auronzo c'è la ciclopedonale dalla quale si può ammirare tutto il patrimonio paesaggistico che si rispecchia nelle sue acque smeraldine. L'estate, che propone le regate internazionali di canoa e kayak e per gli appassionati delle auto storiche e delle gare in salita la cronoscalata da Cella al Passo di Sant'Antonio, si congeda con i bolidi della motonautica
europea e mondiale. Nelle giornate incerte ci si può regalare una visita ai musei ospitati nel palazzo ex Cortemetto. I colori che variano in tutto l'arco dell'anno sono di per sé uno spettacolo unico. Il fascino di Auronzo offre impareggiabili sensazioni anche in autunno, quando nelle stufe arde la legna e l'aria si riempie del tipico odore di resina bruciata. È un piacere ammirare le sfumature che offre la natura, qui così generosa, i suoi fiori, i prati, i profumi che ritemprano e lasciano alle spalle le frenetiche corse delle città. Altro aspetto fondamentale è l'impegno del comune di Auronzo di Cadore, molto attento nella salvaguardia del territorio. Il rispetto dell'ambiente e dei suoi silenzi ripaga spesso il visitatore con l'incontro gradito nei boschi o nelle radure di cervi e altri animali, la cui quiete deve essere assolutamente rispettata. Più in alto nel cielo, a volteggiare, sono aquile e falchi. Solo un accenno, questo, alla ricchissima fauna che popola la valle. In Auronzo è possibile inoltrarsi in un territorio che è patrimonio dell'umanità, toccarlo con mano e sentirlo quindi calorosamente amico. È un calore spontaneo che possiamo cogliere nei confortevoli locali di Auronzo, sia sotto forma d'ospitalità, sia con le prelibatezze che gli albergatori e gestori di ristoranti offrono e preparano con attenzione per soddisfare ogni gusto e palato di chi sosta in questa gemma delle Dolomiti. Per i più assidui e affezionati frequentatori di Auronzo non mancherà certo l'occasione di fraternizzare con i residenti e di trascorrere in loro compagnia qualche allegra serata nelle baite della vallata, davanti al fuoco e a un piatto di orzo e fagioli o a stuzzichini di salsiccia, cotechino, carne essiccata e speck. Piatto principe sono gli gnocchi al burro fuso, spolverati di ricotta fresca o affumicata. La patata auronzana, da sempre, uno dei prodotti più rinomati. Che dire poi dei formaggi di latteria o di malga? Dolci in bocca, infine, con i frutti di bosco. Elemento base, assieme alle erbe e bacche, anche per le grappe aromatizzate della staffa. Auronzo di Cadore è un invito alla scoperta dei negozi del centro, dove è possibile acquistare un semplice oggetto ricordo come cose più impegnative, originali e geniali per gusto e fantasia. La stessa cittadina di Auronzo, le sue montagne e queste tipiche specialità sono state omaggiate per la loro peculiarità da numerosi eventi televisivi nazionali. Non ultime troviamo le piccole grandi sculture in legno resinoso e profumato di cirmolo. Ad Auronzo di Cadore è ancora ben viva la tradizione, come nel caso della lavorazione artistica del legno. Annualmente ricorre una gara di produzione ed esposizione di opere di vari artisti, che lavorano per una settimana lungo le vie del paese direttamente fra il pubblico. Il legname, infatti, è un'altra ricchezza caratteristica di queste lande e fin dai tempi antichi era oggetto di particolare predilezione da parte della allora Repubblica Serenissima di San Marco, che lo richiedeva per la costruzione della flotta navale veneziana, in particolare per le alberature.
famoso anche per la sua produzione di occhiali, che vengono esportati in tutto il mondo. Di giorno o di notte, quindi, Auronzo è vita, movimento, cultura, divertimento, relax. Ancora colori, miriadi di colori, da osservare in ogni sottile sfumatura, che non potrà sfuggire neppure all'occhio meno attento. Fino a giungere alle pennellate rosso-oro dell'incomparabile autunno auronzano. Ogni albero cambia d'abito e passa dai verdi smeraldo più fulgidi al color bronzo. Innumerevoli ruscelli e torrenti gorgoglianti. È uno spettacolo mozzafiato. Fontane e fresche sorgenti sono lì pronte a dissetare nei momenti di sosta. Un richiamo a chi desidera immergersi nella natura più intatta. Auronzo di Cadore con la neve è incanto e ad ogni Natale dona il tradizionale abete a città italiane prescelte di volta in volta con l'ausilio del consorzio turistico di Auronzo Misurina. Auronzo e Misurina rientrano nel Superski Dolomiti, con 25 km di piste. Gli sports, sempre numerosi e invitanti, rappresentano un altro aspetto di questo paese dalle mille risorse. Lo sci, nelle piste di varia difficoltà, sotto guida, per i non esperti, dei preparatissimi insegnanti delle scuole di sci di Auronzo e Misurina. Le piste attraversano boschi fatati o si distendono sui pendii con diversi gradi di difficoltà. Vale la pena di effettuare una sosta nei rifugi, da cui si può spaziare su un paesaggio incomparabile. Con lo sci da fondo, per respirare nella natura con tantissimi chilometri di piste, a partire dal centro fondo Misurina fino al centro sci fondo di Palusse San Marco. Auronzo, agli amanti dello sci alpinismo, neofiti o esperti che siano, propone una vastissima gamma di itinerari.
Ad Auronzo si possono praticare numerosi sport invernali, a partire da quelli più inconsueti. A Palusse San Marco ha sede il centro Sleddog, dove si può provare l'ebbrezza di una gita in slitta. È uno dei centri più attrezzati d'Europa e vanta istruttori di alto livello. Un modo intelligente per avvicinarsi ad una disciplina sportiva che è sempre più seguita. Le cascate, divenute di ghiaccio e facilmente raggiungibili, si tramutano in enormi candele, su cui si possono divertire gli appassionati di ice climbing. Il lago ghiacciato di Misurina può ospitare dei tornei di polo. Allo stadio del ghiaccio coperto si pratica l'hockey, con gli atleti della squadra locale militante nella Lega Nazionale. Il pattinaggio, dove è possibile cimentarsi anche solo per puro divertimento. Un altro sport sul ghiaccio, il curling, ha già regalato ad Auronzo molte soddisfazioni. Sono sport che uniscono disciplina e svago, ma anche spettacolo con i vari appuntamenti annuali, irrinunciabili per gli affezionati. Altri intrattenimenti invernali sono il noleggio di motoslitte, che contempla la possibilità di una gita ai piedi delle tre cime di Lavaredo e a Montepiana. Per i più romantici, le inebrianti discese al chiar di luna con gli slittini. Per i più esperti, lo sci d'alpinismo, sempre accompagnati da guide esperte. Inverno è neve e ghiaccio. E visto che di ghiaccio stiamo parlando, non può mancare il brivido e la sfida sul circuito dell'ice karting. Ogni stagione ha una propria dimensione qui ad Auronzo Misurina. Anche al passaggio dell'inverno e al primo affacciarsi della primavera, Auronzo resta un luogo affascinante, con altri colori nella sua tavolozza naturale che cambiano, mostrando la vitalità di questo posto. Un invito alla cultura, all'ambiente e al divertimento,
per una vacanza indimenticabile. Auronzo di Cadore. Incanto e magia in ogni colore.